Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi ho testato per voi, non oggi, ho testato per voi i mascara L'Oreal più virali, più famosi oppure le novità e li ho raggruppati tutti in un video che vi mostro oggi. Uno, due, tre, vi dico che sono cinque quelli che ho trovato o che hanno incuriosito un attimo più del solito, ma direi di, bando alle ciance, iniziare a parlarne subito. Il primo è questo, Telescopic Lift, che è un mascara dall'effetto telescopico, quindi allungante, è nero da 9,9 ml, è questo. Il prezzo è di 14,90 euro. Ok, andiamo all'applicatore, che è particolare, ma cerco di mostrarvelo subito. Ok, setole sintetiche a dentini sottili 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 e corti corti corti, e l'applicatore è piatto, cioè vedete, è piatto. Da una parte ha queste setole piccole piccole piccole, ma di là non c'è nulla, è proprio, è piatto, particolare. Ma come si comporterà? Clip per scoprirlo. Mascara L'Oreal Telescopic Lift. Risultato. A me questo applicatore piace tanto e poi dura tutto il giorno. Visto anche dal video della clip, questo applicatore è la svolta, cioè davvero furbo, va ad allungare in curva e poi si tende ad si può andare fino proprio alla radice, perché se usiamo le setoline ma andiamo alla radice con la parte piatta non va neanche a macchiare. Furbo, 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 dà un bel effetto allungante, riesce anche a tirare su, quindi mettiamo anche una bella curvatura, è un bel colore nero, con un paio di passate si vede la differenza e dura tutto il giorno, non si sgretola, non appiccica, non si scioglie. Complimenti, bel mascara, è tra le novità ed effettivamente fa quello che promette, il prezzo ci sta e quindi perché no? Altro mascara, invece, sempre molto chiacchierato, è questo, che sinceramente maneggiandolo si è un po' sgretolato il colore, però spero che sia solo questo il problema. Allora, questo è ne Unlimited Mascara da, vediamo, 7,4 ml, 18,99 euro. Dov'è la particolarità? Ve la mostro subito. Ah, questo è il mascara. Allora, questo è l'applicatore. E fino a qua. Ok, la particolarità è che possiamo usarlo classico oppure incurvato, perché c'è questa pallina, scusate, una zanzara. C'è questa pallina qui che va a incurvarlo. Quindi se siete più comodi a usarlo incurvato e non steso, ok. Potete usarlo come vi pare, che ci vuole un po' di pressione perché si rimette in posizione o si piega, quindi è anche comodo da usare. Ma come si comporta? Clip! Mascara L'Oreal Unlimited, la particolarità è che l'applicatore si piega volendo. Proviamolo. Ecco qui. Allora, l'applicatore che si piega non mi dispiace per niente. Unica cosa, attenzione alle passate perché poi dopo fai grumi. Tre passate, quattro passate.
Allora, intanto prima di tutto vi devo ricordare di dirvi che esisterebbe un gancetto per bloccare il mascara, ma ed è si è rotto dopo un paio di volte che l'ho staccato. Quindi si usa così, che comunque va benissimo. Questo applicatore può piacere o no, immagino. A me piace molto, assolutamente, mi sono trovata davvero molto bene e mi piace. Cioè comunque sia, aspettate, così dà un effetto classico. Così riesco ad andare anche negli angoli, non macchia, prende bene le ciglia, anche quelle inferiori, dà un bel colore, ha un bel colore nero e dura tutto il giorno. Non è proprio quei mascara da borsetta, perché tutto l'ambaradam è abbastanza presente. Però è un bel mascara. Magari col gancetto, ma si è rotto subito, forse era troppo stretto, non lo so, o sono io che sono imbranatissima. Però mi piace, si strucca facilmente, ma come tutti gli altri più o meno, con un bifasico o un oleoso, non o un oleoso o un burro, non andate con l'acqua micellare classica perché sul mascara è un po' poco. Però mi è piaciuto, mantiene le promesse, volete che non si sgretola, non si scioglie, non si spezzetta, piace, assolutamente piace. E adesso andiamo con lui, anche lui molto chiacchierato, è l'Air Volume Mega Mascara. La versione che ho io è la Easy Waterproof, dovrebbe essere un waterproof facile da struccare, 7,9 ml, 9,80 euro. È questo qui, con questo applicatore, questa confezione molto particolare, ma vediamo l'applicatore. Cicciotto. E setole sintetiche. Tutto cicciotto, non solamente una parte. Ma andiamo a vedere nella clip come si comporta. Mascara L'Oreal Air Volume Mega Mascara. Applicatore questo. Allora, trovo che sia un mascara che mantiene le promesse. Dice di essere un mascara volume ed effettivamente questa formula un po' presente, un po' corposa, ma non troppo, permette di andare ad applicare bene il prodotto alle radici, fare un bel effetto volume e poi si allunga verso l'alto. Il colore è bello nero, si vede da subito, è intenso. Si possono fare diverse passate, sì, ma lasciate asciugare tra una passata e l'altra, perché sennò va a rimuovere tutto. Una passata, tanto fate l'altro, poi aspettate ancora un pochino, e un'altra passata. È strano, ma dovete farla asciugare tra una passata e l'altra, perché sennò quella successiva porta via tutto. Non si sgretola, non si scioglie, non si scioglie, ed è effettivamente è un mascara waterproof. Ok, la particolarità è Easy Waterproof, Easy Removal with Warm Water. Si rimuove con acqua calda. Con l'acqua calda sotto l'acqua corrente non si toglie niente. Potete provare a bagnare un dischetto con l'acqua calda e stare lì per cercare di scioglierlo. Ma ci vuole davvero tanto tempo e tanta acqua. Struccante bifasico, un burro, un olio e lo fate subito, come tutti gli altri mascara. È meno aggrappante di un waterproof classico. Che magari ci vuole davvero solo l'olio oppure farlo sciogliere. Con uno struccante classico viene via. Con l'acqua calda, se proprio non avete altro, magari state lì un po' e si scioglie, però lascia dei residui, lascia no, anche no. Come tutti gli altri, sì, anche sì, e poi effettivamente è bello. Allora, andiamo con questo che l'ho visto e mi è piaciuto tanto per come per il pack. Allora,
Questo è l'oversize dei Bambi. Mi piace un sacco che ci sia il Bambi nel pack, che oltretutto è in nero lucido con questo Bambi blu al neon. È ok. Ma come si comporta? Intense Black Mascara, collaborazione con Disney, effettivamente 8,9 ml. 17,99 € perché è una collaborazione, immagino. Applicatore è questo. Pulisco e mostro. A punta classico con setole in silicone, anche se molto fitti. Ma come si comporta? Lo sapete, clip. Mascara Bambi della L'Oreal in collaborazione con Disney. Applicatore. Tre passate, quattro passate. Allora, credo che la cosa più bella di questa mascara sia il pack, effettivamente. È vero, colora le ciglia, fa un effetto colore. Però non è il mascara che preferisco, anche perché ci vogliono diverse passate perché faccia un bel colore, ma l'avete visto. Due, tre passate già sono troppe, anche se non è intenso, tende ad agglomerarsi sulle ciglia e poi dopo si spezzetta, cade, lascia tutto i residui sotto. Non è una bella formula. Il pack è molto carino, ma questo effetto ciglia Bambi che deve fare le ciglia a cerbiatto, io non l'ho visto, sinceramente. Fa colore ed è un effetto naturale, ma non è quell'effetto Bambi che mi sarei aspettata. Visto anche il prezzo più alto degli altri, perché in teoria è una limited edition con collaborazione, c'è di meglio, c'è di meglio. Ma ora veniamo all'ultimo, per adesso. Questo è Lash Paradise mascara, non dice altro. Mascara nero intenso da 6,4 ml per 17,99 €. Questo è il pack. E questo è l'applicatore. Pulisco. Cicciotto, setole sintetiche. Quelli che piacciono a me, in teoria. Vediamo se è così anche in pratica. Quindi mantiene le promesse, mi piace, ha questo effetto questa formula con questo applicatore mi piace, un paio di passate, si vede bene, si può stratificare, una passata in effetto volumizzante, due per allungare, non si sgretola, non crea grumi e non si va a spezzettare sotto. Si strucca come gli altri, effettivamente. Né più né meno degli altri, però a un prezzo superiore e non ho capito bene perché. Vi posso dire che questo mascara in questa versione c'è anche nel colore marrone per essere un pochino più naturale. Io preferisco quella nera, sinceramente. E mi è piaciuto, sì, mi è piaciuto molto. Allora, facciamo un recap di questi mascara. Abbiamo il Telescopic Lift, che effettivamente con questo applicatore particolare fatto a palettina. Mi ha stupito piacevolmente, è tra le novità e mi è piaciuto. Il Unlimited è quello più particolare con questa forma che a me è piaciuto, particolare ma diverso. Ecco, questo applicatore a palettina o questo fatto così sono quelle cose diverse che potessi dire le provo almeno una volta. Air Volume, il mascara è valido, è buono. La formula è, ecco, sono molto simili queste due come formula. Questo assolutamente sì, fa quello che mantiene, quindi fa quello che promette, quindi ok. Questo ha il volume, sì, ok, ma se la novità doveva essere il fatto di essere leggero e di essiccarsi facilmente, no.
E poi c'è il Bambi, bella la confezione, ma sì, ok, valido, ma niente di che, quindi non vale il prezzo. Allora, questi erano tutti i mascara per il momento. Ne usciranno altri, ne proverò altri, magari non riuscirò a farci un video solo L'Oreal, ma ve lo metto tra le novità o tra i trend, vedremo, vedremo, man mano che escono, vedremo. Mi piace sempre molto testare i mascara perché sono i prodotti che comunque... L'effetto è quello, cioè non, è personale, sì, ma non è così tanto personale, cioè l'effetto è quello più o meno sulle ciglia, può variare un po' anche per i gusti, ma è quello. E niente, fatemi sapere quale è il vostro preferito, quale avete provato, quale mi incuriosisce di più, io spero sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!